Noi non abbiamo riservato brutte sorprese ai nostri alleati e agli investitori che hanno scommesso sull'Italia. E non le riserveremo neanche in futuro, perché io sono convinto che anche in Italia non vincerà la politica ridotta a insulto, la negazione della scienza, la derisione della competenza. Non vincerà. Certo, dobbiamo guardare in faccia le sfide, non basta esorcizzare la contrapposizione tra Forgotten Man e l'uomo di Davos. Bisogna sapere che oggi abbiamo livelli di benessere, di sicurezza, di conoscenza e di salute senza precedenti, ma al tempo stesso abbiamo livelli di paura e di ansia identitaria senza precedenti.